Valerio non mi vuol più parlare. Non risponde. Per aver detto due parole, i soldi sotto al mattone. La realtà nasconde le cose più inaudite e più inimmaginabili, sapendo bene che la persona più vicina è quella poi alla fine che... Il cugino dice e non dice. Che cosa si può leggere tra le sfumature delle dichiarazioni di quest'uomo? Io ho detto tre parole perentorie, sincere e forse un po'... Un altro appello a Valerio, povero nipote, che è un pezzo di pane, di bontà, che addirittura gli siano arrivate delle voci, dei sospetti miei su di lui. Siamo addirittura nel folle assurdo. Comunque, lei è sicuro che qualcuno le ha fatto del male? Ma quasi sicuramente, è chiaro, no? Buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane. Noi ritorniamo a parlare del giallo di Rieti, perché la novità è che il nipote è indagato per omicidio. Però lo ricordiamo che è anche parte offesa in tutta questa storia. La cosa incredibile, quella che è accaduta venerdì, noi eravamo in diretta insieme alla nostra Roberta Spinelli, ciao Roberta, sono state le dichiarazioni che ci hanno lasciato tutti senza parole di Francesco. Francesco è il cugino di questa donna scomparsa che si chiama Silvia, un'ex postina di 77 anni, siamo in provincia di Rieti. Siamo rimasti tutti senza parole perché venerdì in diretta Francesco ha fatto delle dichiarazioni totalmente diverse rispetto a quelle che aveva rilasciato alle nostre telecamere due giorni prima. Vogliamo partire proprio da queste. Guardate. Io ho detto tre parole perentorie, sincere e forse un po' così impulsive, ma sincere, non ci credo neanche io. E un altro appello a Valerio, povero nipote, che è un pezzo di pane, di bontà, volevo chiarire che addirittura gli siano arrivate delle voci su dei sospetti miei. Su di lui siamo addirittura nel folle assurdo. E con ciò, grazie, arrivederci. Mi sono rotto le di tutte queste beghe contro beghe, pettegolezzi, e che le mie parole debbano essere equivocate anche dalla stampa e poi che sollecita la massa di ebeti che fanno finta di equivocare, di sapere, di non sapere. E basta. Allora, attenzione, ciao Roberto Alessi. Si riferisce, la massa di ebeti sarebbero i giornalisti, la massa di ebeti. Dopodiché fra un po' vi mostro quello che invece aveva raccontato a quella che lui definisce la massa di ebeti due giorni prima di questa intervista. Continuiamo però a vedere quello che è successo venerdì. Lo volevo chiarire una volta per tutte che poi le parole dovrebbero servire e per chiarire, invece ingarbuglia. Infatti io non credo più alle parole. L'omicidio è il secondo omicidio, il terzo, perché alla fine questa diventa un vivifessionare, uno squartare attraverso le notizie più pruriginose e questa dolentissima... Questa dolentissima è accaduto. Comunque, lei è sicuro che qualcuno le ha fatto del male? Ma quasi sicuramente, è chiaro, no? È una metafora di una mentalità è una metafora. Retrograda, io poi rispetto tutto, di economia, di risparmio, allora mette i soldi sotto il mattone, è un modo di dire. Ma invece forse quei soldi ce li aveva davvero Eleonora, perché abbiamo scoperto che Silvia, e questa è la difficoltà che stanno avendo gli inquirenti, non utilizzava carte di credito, ma utilizzava i contanti. 10.000 euro. Allora, perché il cugino ha ritrattato tutto quello che aveva detto? Ad un certo punto eravamo in diretta con Roberta,
Roberta gli fa la domanda, me l'abbiamo vista piangere per Silvia, lui ha risposto piangere o ridere per me è la stessa cosa. Forse non l'abbiamo il filmato, però così ha detto. Piangere o ridere è la stessa cosa. Dunque andiamo a vedere però due giorni prima che cosa aveva detto del nipote della signora Silvia. Allora, piano piano lo carichiamo, ma andiamo in onda. Grazie. Severina, la sorella di Silvia, l'unica sorella in vita, è in Perù. Sì, certo. E non sa della morte della sorella? Non sa nulla, non sa nulla. Secondo lei nessuno l'ha avvisata? Non credo, perché nessuno sa l'indirizzo. Forse Valerio, il nipote. La casa di Rieti è di proprietà di Silvia. Qui era rimasta Silvia. Ma adesso, morta Silvia, la prima erede chi è? E poi, teoricamente è Severina, la sorella. Ultra teoricamente. Morirà lì nel convento, a quel punto subentrerà e beh, sì, a quel punto il nipote. Lei esclude la possibilità che sia nella cerchia familiare il possibile assassino di Silvia? La vita è la metafora della realtà, quindi a questo punto la realtà nasconde le cose più inaudite e più inimmaginabili. Siamo tutti assassini, siamo tutti schizofrenici, sapendo bene che la persona più vicina è quella poi alla fine che è. Però, ripeto, ecco, diciamo che è Valerio e la famiglia, entriamo nell'ipotesi dell'assurdo. Io non mi fido neanche di me stesso. Quindi figuriamoci degli altri. Più chiaro di così, è ambiguo proprio. Saremo anche tutti una massa di ebeti, però no. Scusate. È il concentrato dell'ambiguità, eh? Eh? È il concentrato dell'ambiguità, Eleonora. Roberto, adesso vi faccio ascoltare un altro passaggio di quello che ha detto. Alessi. Ma sai, Eleonora, io in qualche modo... Tu fai parte come me della massa di ebeti, probabilmente. Sì, sì, io sono un ebete. Sono anche contento di essere ebete perché... Sono anche contento di essere ebete come giornalista, come ha definito il signor Francesco, però in qualche modo lo capisco. Lui vive in un paese cerchiara di 2300 abitanti. Le sue prime dichiarazioni erano state molto forti e diametralmente opposte a quelle del nipote Valerio. Da una parte c'era Valerio con la moglie Tamara che diceva che Silvia non era abbiente, non aveva soldi e assolutamente erano in ottimissimi rapporti. Ed è anche vero forse. Dall'altra parte c'era appunto il cugino Francesco che diceva no, era una donna abbiente, era ricca, non solo aveva una pensione ma anche una casa a Rieti, la casa dove lei viveva era intestata a Valerio, però aveva anche venduto un fienile, un casolare con del terreno in paese. E oltretutto c'è questa domanda: chi ha comprato questa casa e soprattutto come l'ha pagata? Te lo dico come io. Mai in banca non sono stati rilevati dei... Allora, aspetta, perché te l'abbiamo chiesto io. A lui. Aspettate un attimo, l'abbiamo chiesto a lui. A un'impiegata di Roma, 10.000 Cinzia, euro. Un attimo. L'abbiamo chiesto a lui. Siccome sui soldi, Roberta, tu gli avevi chiesto sui soldi, l'abbiamo visto prima nel filmato, e lui dice era una metafora, era, no, che siano, ci siano i soldi sotto il materasso, me lo sono inventato, è una metafora, sono cose che si dicono. Noi due giorni prima gliel'avevamo chiesto dei soldi, gli abbiamo proprio fatto questa domanda: che fine hanno fatto i soldi? Sentite che cosa ci ha risposto. Ma le sembra una cosa strana che abbia venduto ad inizio anno quel fienile? Quello sì, perché poi era sola e ormai che ci faceva? E restano questi soldi incassati dalla vendita che però non ci sono più. Rebus, che io poi non ci avevo pensato. Infatti è rimasto questo rebus di questi soldi. No, senza adesso così magari andare a creare sospetti a Valerio, se lo riesco a contattare dico ma quei soldi che zia
dico, ricavato dalla, che poi non ho idea di quanto fosse, e dico, dove sono finiti? Qualcuno che l'aveva circuita? Perché qualcuno, oltre Silvia, doveva sapere. O si era imbarcata in qualche... questione, ecco, sempre chiaramente questione di soldi, di qualche debito che aveva con qualcuno. E lei è stata denunciata? Mesi fa. Venne un pomeriggio intero per spegnere il fuoco. Lei rimase molto turbata da questo. Anche perché poi scattò una contravvenzione, credo anche molto alta. Silvia. Allora, Francesco si contraddice. Non abbiamo finito? Sì, vai, vai, sì. Cinzia, Francesco. Cioè, nel senso che noi abbiamo sentito veramente diverse volte qui da te lui essere molto ambiguo a parlare di questi soldi, esageratamente parlare. Ma perché ha negato tutto quello che ci ha detto? Dopodiché ha negato tutto, perché secondo me si è spaventato, perché era come se puntasse il dito sul nipote. Quindi evidentemente ha avuto qualche notizia, qualche cosa, per cui gli hanno detto stai calmo, non esagerare. Però volevo rispondere a Roberto Alessi, che adesso si sa, ho indagato, atto notarile, assegno di 10.000 euro, un assegno circolare da un'impiegata di Roma. Quindi lei ha ricevuto 10.000 euro in un assegno. Lo metti sotto un mattone, certo. Un assegno lo devi portare in banca, e questo assegno non è mai stato portato in banca. Inoltre lei ha un assegno bancario, esatto. Un assegno bancario con delle firme, certo. Uno non lo può riscuotere, esatto. No, non lo vai a riscuotere in banca, a meno che non sia un assegno circolare, che forse un assegno circolare era vabbè. È denaro contante un assegno, cioè, circolare, sì. Un assegno circolare può essere, certo che è tracciabile, per cui è tracciabile. Se è stato incassato o versato sotto, Alessio, non lo metti, scusami Roberto, non lo metti sotto un mattone un assegno circolare, no? No, assolutamente senso. Ma infatti è questo che certo. C'è qualcosa di veramente strano, comunque. Perché non ci sono, cioè sui movimenti bancari non c'è nulla. Non solo non c'è nulla, ma la quota è residua dei risparmi della povera Cipriani, per cui ci sono questi 10.000 euro che sono una cifra per alcuni bassissima, per altri possono cambiare molte cose della propria vita. Lei aveva un debito, perché lei era stata, non è ancora stata condannata, ma l'anno scorso, a luglio, lei ha causato un incendio che ha bruciato 4 ettari di bosco, e c'era un procedimento in corso per cui lei avrebbe dovuto pagare fino a 10.000 euro. Stranamente, 4 mesi dopo vende il fienile per 10.000 euro, quindi bisogna anche capire, l'ha pagata la multa? È stata condannata a pagarla? Che fine hanno fatto i 10.000 euro? Dove ha dormito quella notte? Sono tutti misteri. Allora, mandiamo prima la terza parte dell'intervista al cugino, che ad un certo punto parla di questa Tamara. Tamara è stata intervistata quest'estate a Vita in Diretta, fra poco manderemo in onda. Intanto abbiamo la terza parte del cugino, quando inizia a piangere. Francesco inizia a piangere. Quelle sono lacrime vere. Lui da noi venerdì ha detto piangere, ridere è la stessa cosa. No, Francesco, non è la stessa cosa. Non ci prendere in giro. Quelle che noi abbiamo visto, che io ho visto in questa intervista insieme a Roberta Spinelli, sono lacrime. Lacrime vere, sincere. Probabilmente Francesco avrà preso paura. Io non so perché ha ritrattato tutto quello che ha detto da noi. Guardate. Il famoso giovedì, c'era Leo, il leonino, l'altro cugino, anche lui. Sono andato là, ho trovato la cassa tutta aperta e dice Silvia, che è Silvia, e niente. E ritorna venerdì, il giorno dopo, di nuovo tutto aperto, chiamandola di quella, niente. Al che poi il sabato scattò la denuncia per sparizione. Ma solitamente lasciava la porta aperta di casa Silvia, o era una meticolosa che appena usciva? No, la chiudeva. Cani, che qualcosa li faceva entrare, ero passato adesso a dargli da mangiare, perché stanno lì, c'è la Zara davanti al cancello che aspetta la padrona. E continuerà a stare lì. Grandi lezioni. Noi dimentichiamo tutto.
l'animale. Povera Silvia ti vedeva queste trasmissioni e le sparizioni e gli omicidi e commentavamo insieme senza sapere che poi ci si sarebbe trovata lei, no? È spaventoso. Pensi quali momenti Silvia, poverina, avrà vissuto in quei momenti di paura, di terrore. Dico, non c'è nessuno che mi difende, no? Ma lei è andata... Cioè, morirò e nessuno saprà nulla. Allora, Roberta, adesso arrivo subito da te, perché lui parla di Tamara, che è la compagna, la moglie di questo nipote, che è indagato, questa è la notizia di oggi. Volevo capire, secondo lei, da un punto di vista psicologico, dottoressa, perché ritrattare così tutto quello che ha detto? Perché dire che piangere o ridere è la stessa cosa? Beh, certo. È da approfondire sicuramente la cerchia delle relazioni a questo punto della signora, dell'ex postina. Sicuramente bisogna continuare a battere quella che è la pista economica, quindi quanto denaro avesse da parte questa donna, quanto guadagnasse, e dare una risposta chiaramente a queste domande, ma capire magari anche chi queste domande se le era già fatte, ne aveva già dato una risposta e quindi potesse essere allettato probabilmente dall'idea di accedere a questa disponibilità economica a seguito della scomparsa della donna. Allora, adesso andiamo dall'avvocato Gassani, al quale devo fare una domanda ben precisa, però prima vorrei mandare questo filmato. Questa è l'intervista a Tamara. Roberta, Tamara è la compagna, la moglie, del nipote, la moglie del nipote indagato? Roberta. Eh sì, Eleonora è la moglie di Valerio, che è poi l'unica della famiglia ad aver inizialmente parlato, perché ricordiamo che inizialmente si parlava di una scomparsa, ancora non si parlava di un presunto omicidio o della morte della donna, eppure loro sin da subito si erano chiusi nel silenzio. Tamara solo agli inizi ha parlato raccontando che questa proprietà non era della signora Silvia, raccontando che Silvia non aveva nulla, e lo ha fatto nel momento in cui Francesco ha parlato. E vi posso dire, Eleonora, che Francesco da quando ha parlato ha avuto tutti contro, ma non solo la famiglia, anche il paese. Ecco perché lui a un certo punto come sentirete racconterà, c'è il silenzio, la gente non vuole parlare. C'è il silenzio e la gente non vuole parlare. Perché Francesco nomina Tamara? Chi è questa donna? Guardate, perché l'unica intervista che c'è a Tamara, la moglie di Valerio, nipote della signora Silvia, che ora è indagato per omicidio, Ha parlato quest'estate ad un programma di Rai 1, La Vita in Diretta. Sentite. Noi non crediamo né all'allontanamento volontario e non crediamo all'omicidio, ovviamente, per un movente economico. La zia non è ricca? No, assolutamente no. Non è ricca. Non è assolutamente una ricca ereditiera come è stata descritta. Che questa casa non è sua? No, questa casa dal cancello e tutto quello che vede è di proprietà di mio marito. È stata ereditata da mio marito e è tutto di proprietà di mio marito. Dove viveva? Dietro a questa casa che vedete in ristrutturazione c'è un casolare, non è proprio una stalla, però diciamo che è una casa quasi diroccata. È stata una sua scelta, perché noi sono anni che gli diciamo di andare via da lì, perché comunque è anche un pericolo. La signora non aveva comunque proprietà al di là dell'appartamento a Rieti e viveva soltanto di pensione. Più o meno sul conto? Avrà intorno a 1.000 euro. Come è riuscita in tutti questi anni, senza figli, senza pagare un affitto, a mettere da parte dei soldini? No. E a casa avete trovato dei contanti?
una busta contenente un piccolo gruzzoletto che gli era stato regalato per il compleanno, con tanto di auguri, quindi è certo. Meno di quanto? Un centinaio di euro. Voi che cosa pensate che sia successo a Silvia? Allora, noi pensiamo che lei abbia avuto un malore tornando da Rieti e che la macchina sia in qualche fossato insieme a lei. Zia Silvia veramente non c'è più. Chi è il suo erede? No, non è mio marito. Attualmente zia Silvia ha una sorella vivente, suora missionaria in Perù. Quindi ovviamente nell'asso ereditario c'è lei. Allora, ci sarebbe una suora in Perù, adesso non ho capito bene, ce lo racconta la nostra Roberta Gassani. Allora, io ho ascoltato bene questa intervista della Masucci di Vita in Diretta, fatta quest'estate a questa donna, l'unica che c'è, perché Tamara poi non ha più parlato, come non ha più parlato, anzi non ha mai parlato il nipote. Alla domanda, secondo lei, che fine ha fatto questa donna, che cosa risponde Tamara? Tamara dice, bah, sarà finita in un fossato, cioè già... come dire, prevede che possa essere capitata una cosa del genere. Fatalità, la macchina ritrovata di Silvia era proprio in mezzo ai boschi, incidentata. Gassani, vuol dire tutto? Sì. Non vuol dire nulla? Vuol dire tutto, vuol dire nulla. Partiamo dal presupposto, come sempre faccio quando si parla di indagati, che si parla di persone indagate, non condannate, non con tutte le garanzie. Detto questo, indubbiamente questa intervista sicuramente è al vaglio degli inquirenti. Fino a prova contraria, Valerio è indagato, quindi con tutte le garanzie, ma è indagato. Pare che il movente economico ci sia, che sia stato già individuato. Attenzione. Se fossero 10.000 euro non si tratta di una somma irrisoria, certo. Soprattutto in certi ambienti, in certe realtà, certo. Può essere una somma che, certo. Non dico cambia la vita, ma può aiutare. Beh. E tutto questo sarà vagliato dagli inquirenti attraverso la tracciabilità dell'assegno circolare. Insomma, credo che siano indagini piuttosto agevoli da questo punto di vista. Certo è che anche poi le dichiarazioni del cugino che poi sono state ritrattate, questo è un classico, è normale che se tu inguai un tuo parente, esatto. Tutta la comunità si rivolta nei tuoi confronti, che sia vero o che non sia vero, questo è irrilevante, e lui ha dovuto fare un passo indietro. Sì, ma non credo che una persona sia felice, no, di inguaiare un parente, no, cioè, ha pronunciato delle cose anche gravi, diciamo, sì, no? Sì. E credo che la famiglia possa aver fatto le pressioni, indipendentemente se, ripeto, Valerio è o non è colpevole. È chiaro che se tu ti esponi davanti a Rai 1, di qua ammiraglia dell'Italia, e dici queste cose, tu in questo momento stai consegnando alla magistratura un responsabile. Dunque, i tabulati telefonici di Valerio, perché questo può essere anche un atto dovuto, quello di indagarlo, no? Per fare degli accertamenti, degli accertamenti più approfonditi. Allora, ci sono due celle telefoniche vicino a dove è stata trovata Silvia e vicino alla sua casa, due celle telefoniche. Quindi adesso che Valerio è indagato, si può tracciare, si può vedere dal tabulato telefonico se per caso lui è andato verso quel luogo. Mandiamola in onda. Certo. Sicuramente esatto. Silvia, Silvia, non si sa, quella è la macchina di Silvia, non si sa se si è persa o se qualcuno lì ce l'ha portata anche senza vita, come poi si è nell'ipotesi, no? Si è detto all'interno del bagagliaio, qualcuno addirittura in due, lo diceva lo stesso Francesco, lì ci deve essere qualcuno che l'ha aiutato, una persona a portare un corpo senza vita dentro un bagagliaio. C'è stata una particolare dichiarazione di Francesco che ha suscitato qualche reazione. Sentite, parla sempre di Valerio, eh? Non erano le mie parole, le mie conclusioni, il risultato dell'avere indagato e la procedura automatica, nel senso, indagati lo chiameranno, lo richiameranno per accertamenti, per domande, ti ripeto, escludo nella maniera più assoluta che c'entri un Valerio, non lo riesco neanche lontanamente a programmare, a immaginare che abbia potuto progettare e studiare l'uccisione della zia, ma neanche nella fantasia più sfrenata lo posso immaginare.
Quindi Valerio, ti sei fatta equivocare, pungolato da persone che ti sono vicine, le mie parole schiette, sincere e della massima considerazione di positiva e buona di te. Chiamami, ti prego, vorrei sentirti. Allora, perché i due non si parlano? Subito dopo la diretta di venerdì Francesco si è sfogato con la nostra Roberta, stanco di essere frainteso da Valerio, perché dice Valerio non mi chiama più, né Valerio né la famiglia di Valerio. La famiglia di Valerio ovviamente è Tamara, quella che abbiamo mandato in onda prima. Guardate. Non ne posso più di tutti gli equivoci, forse sollecitati anche dalle mie parole, forse un po' più difficili. Quando tu hai parlato, che cosa è successo attorno a te? Il finimondo, su due parole che per me sono ipotesi. Sono puramente ipotesi e non essere aperti a tutte le ipotesi è da scemi. Neanche il mulo. Forse il mulo è più dinamico mentalmente. Ma perché qualcuno ti ha detto... Sì, perché qui si sono incaponiti col fatto dell'incidente. Cioè, escludete che possa essere un omicidio? Forse vi turba troppo? E la vita purtroppo è spietata, è spaventosa, è atroce. Ma chi è che esclude l'omicidio? I parenti, Valerio e i parenti, la famiglia. L'escludono. E allora, siccome io lo dico... Sembra come se io accusassi loro e non ne posso più di tutti gli equivoci. E famiglia di Valerio, lui stesso che lo scongiurerei di capire che neanche nella maniera più remota ho fatto un'accusa a lui o un sospetto. La gente non parla, non vuole parlare perché poi viene equivocata, viene... Quindi... Cioè non ti interessa, lascia perdere. E secondo lei è giusto lasciare perdere con Silvia che merita... Ma è atrocemente ingiusto. Veramente complesso poter capire lo stato d'animo di quest'uomo, sicuramente vuole dire delle cose, ma quando le dice poi un po' si spaventa, la situazione è veramente complicata, continuiamo ad ascoltare. E lui stesso, piangendo, i primi giorni che ci vedemmo, salì su e lo trovai perché andavo... portato a mangiare i cani, piangeva, dice, in questura mi hanno chiamato almeno due volte, forse chiaramente adesso lo richiameranno, non sono interrogatori, sono semplicemente colloqui, e mi hanno torchiato, mi hanno, tanto io poi ho parlato con questura, dice, ora l'abbiamo torchiato, dice, no, le abbiamo fatto le giuste domande, in una procedura per cui il parente più vicino è il primo sospettato. Poi è un ragazzo molto emotivo, molto sensibile, quindi provato da queste diciamo anche se morbidi ma comunque interrogatori. E ora come starà secondo te? Non credo tranquillo, non è che dice, che bello, come sto bene, come che bella, che belli avvenimenti, come sono contento. Chiaro, no? A questo punto cosa ti aspetti? E che ti aspetti? Che giustizia sia fatta? Si fa giustizia in che misura e in che quantità, in che percentuale? Non aspetto più nulla al di là di una identificazione della